Andrea Casciari, direttore generale ASL 1 per quanto riguarda l'Umbria, per parlare di questa donazione, di questo mammografo digitale, possiamo dire un passo in avanti per la ricerca, per la sanità e per la prevenzione. Assolutamente sì, è un passo importante perché passiamo da un mammografo analogico, quello con le vecchie pellicole, ad un mammografo digitale che ha la caratteristica in cui le radiazioni vengono tramite l'elaborazione di un computer trasformato in immagine. Questa immagine può essere manipolata, cioè può essere ingrandita sui punti più importanti e invertita sia in positivo che in negativo. Ha un duplice effetto. Quello di evitare che le donne vengano richiamate nella stessa seduta per ripeterla se non c'è una visibilità buona. Dall'altro canto, non rifare l'esame significa farla un'altra, quindi effetti positivi anche sulle liste d'attesa. La donazione, che è rilevante, ha permesso all'azienda anche di ripensare l'intero percorso della senologia. Noi abbiamo donato tante apparecchiature al nostro ospedale da quasi 20 anni che doniamo apparecchiature anche di alto livello. La IORT poi è il fiore all'occhiello di queste donazioni, però questo mammografo ci dicono gli operatori che è eccezionale, quindi ne siamo estremamente contenti e felici, e di tutto questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito. Un contributo deliberato da parte del Consiglio di amministrazione per un totale di 100.000 euro. Non solo questo qui, la Fondazione alla Sanità negli ultimi anni ha fatto una donazione di circa 900.000 euro, di cui 600.000 euro alla ACC. Questo è un risultato che noi siamo orgogliosi come Fondazione per un bene di tutta la società.